Sindaco Capacci, è appena terminato l'incontro con i lavoratori per Porto di Imperia S.p.A. Com'è andata? E un bilancio appunto dell'incontro. Come già anticipato nei giorni passati, avevo chiesto un sacrificio sui bonus che ricevono sulla busta paga, per avere la possibilità di garantire la sostenibilità economica della fase transitoria di affitto di azienda. Abbiamo discusso alcune ore, direi che la proposta è stata accettata, ritengo da tutti, lo sapremo domani perché devono fare ancora un'assemblea, però mi sembra di aver percepito che siano tutti d'accordo e quindi innanzitutto li ringrazio perché comunque hanno voluto accettare questa proposta che prevede una riduzione dello stipendio. Del? No, non è del, dipende da caso a caso. Ci sono, abbiamo chiesto di rinunciare ai bonus che sono variabili in funzione delle persone, quindi non è tanto del ma è quanto, è diverso da persona a persona. Abbiamo lasciato comunque un minimo di bonus da valutare per settembre, ottobre, se non ricordo esattamente, perché comunque noi riteniamo che se la società avrà un funzionamento come dovrebbe avere e darà risultati migliori di quelli che noi abbiamo previsto, non avremo problemi a riconoscere questi bonus. Quindi sostanzialmente l'amministrazione comunale è soddisfatta perché ha salvato 29 posti di lavoro e anche grazie ai lavoratori che hanno accettato un piccolo sacrificio sulla